Si è preteso di disciplinare le funzioni religiose, le funzioni di culto, quando nulla di tutto questo è stato giustamente previsto in materia di supermercati, per esempio, di tabaccherie, o di profumerie o di librerie, dove il gestore di questi locali, con il buon senso che caratterizza il buon padre di famiglia, così è stato anche detto qualche volta in qualche conferenza stampa, poteva e doveva esercitare i flussi e gestire i flussi delle persone che in questi luoghi che ho appena citato si presentavano. Bene, non si capisce perché tutti questi luoghi potevano tranquillamente essere gestiti con il buon senso e quindi il gestore del supermercato poteva far entrare a distanza con le mascherine, con tutto quello che evidentemente ne consegue, e invece tutto ciò non è stato possibile farlo per le chiese e per i luoghi di culto. E allora non bisogna essere scienziati del diritto oppure avere esperienze consolidate per capire che siamo in presenza, che siamo stati in presenza e lo continuiamo a essere, di una volontà antireligiosa fortissima. Poi però abbiamo osservato che quando è venuta la neoterrorista, visto che è risaputo che Shabab questo è e questo finanzia, evidentemente sto citando Repubblica, mi dispiace una volta Onorevole dovuto Pagano, credo che commentare. riferirsi a Silvia Romano utilizzando il termine di neoterrorista sia alquanto improprio. Eviterei soprattutto di farlo in quest'Aula. E quindi voglio dire, c'è stata una discriminazione, però Colleghi, questo. colleghi, ho già stigmatizzato le parole dell'onorevole Pagano. Se avete... Capisco Colleghi, che questo mi fa innervosire, però. Onorevole Sensi, onorevole Verini, onorevole Siano, colleghi, ho già stigmatizzato le parole dell'onorevole Pagano. Io ritengo inaccettabile, non ho nulla, ho sentito le sue parole di censura delle parole del collega Pagano, ma inaccettabile che in quest'Aula si tacci una persona in assenza di qualsiasi prova di fatto, persona interrogata dai ROS dei Carabinieri e dalla Procura della Repubblica di Milano, dai quali interrogatori nulla è venuto che possa confermare le parole che abbiamo sentito dal collega Pagano. E si è tacciata in quest'Aula una persona di un reato, secondo il codice penale italiano, perché esiste il reato di terrorismo e di apologia di terrorismo in questo paese. Ed è inaccettabile che qualcuno pensi che quest'Aula sia di proprietà di chi si può permettere in quest'Aula di calunniare e di diffamare una persona che è stata per 18 mesi prigioniera di una banda di terroristi. È stata prigioniera di una banda di terroristi. Nessuna prova che lei sia terrorista. Perché se il collega Pagano ha delle prove da esibire, delle cose che ha detto, vada alla Procura della Repubblica oppure non calunni in quest'Aula.